Benvenuti a tutti e ringrazio come sempre chi segue questa Master League con la regina. Come potete vedere lo schema è cambiato. Giochiamo con un Unio Lima davanti ai due difensori centrali, sempre difensore lui. Liotti a sinistra, Camporese a destra, mediani di centrocampo Benassere e Obi. Pulisic e trequartista Giannetti, che dovrebbe giocare più a sinistra. Santander, il nostro bomber, punta centrale. Sono arrivati, come potete vedere, Brosco dal Pescara, Savalish che andrà a prendere il posto di Diaz, che come vedete non c'è più, non c'è più Magnin, e stiamo cercando di rivoluzionare un po' questa squadra. Arriviamo da un momento non felice, guarda che c'è Bellanova nell'Inter. E niente ragazzi, andiamo ad affrontare una squadra che all'andata andiamo a vedere insieme. Mi piace un po' vedere anche un po' di statistica ogni tanto. Andiamo su. All'andata era finita 0-0, un buon pareggio, avevamo fatto un buon pareggio, e quindi niente. Adesso abbiamo la Splinter, la Spal e il Venezia. Allora, noi punteremo a prenderci un punticino che non guasta, però tutto quello che viene lo andiamo a fare. Allora, andiamo a vederci lo schema di gioco, che non mi sia sceso qualcuno di forma. Spostiamo Lombardi sotto, Calabresi mi dispiace ma non è proprio in forma, quindi non sarà della partita. Però abbiamo Savalic che, come potete vedere, può farmi sia il centrale che il terzino destro. È un buon giocatore, 80 di velocità, 77 di accelerazione, 76 di potenza tiro, 78 di elevazione, 78 di contatto fisico e 78 di colpo di testa, tutto quello che può servire a un difensore. Ragazzi, non c'è niente da dire, andiamo a giocare contro una squadra che è forte e quindi andiamo subito a fare le maglie. Divisa, io direi che va bene così. Lo stadio, ancora una volta, stadio Giuseppe Meazza, dopo la brutta sconfitta con il Milan, che però abbiamo giocato meglio rispetto alla baccata che abbiamo preso con la Lazio. Signore e signori, scendiamo ancora una volta a San Siro, ma stavolta sponda nero-azzurra, guardate che squadra che c'ha, porca miseria. Musso, Jantischke, De Vrij, Diego Carlos, De Paul, Gonzales, Dalbert, Darmian, Papu Gomez, Martinez e Dzeko. Mamma mia, ragazzi, sarà tosta, andiamo in campo, porca miseria, sarà tostissima. Speriamo almeno di fare un punto e poi chiaramente io, come dico sempre, tutto quello che arriva lo prendiamo. Arriveranno altri acquisti perché dobbiamo rinforzare anche un po' l'attacco, partirà anche Nunez e vediamo chi poter prendere. C'è sempre la favola destro, poterlo portare qua a Reggio Calabria, ma sarà dura, l'Empoli, siamo in trattativa con uno scambio con Baselli, speriamo che accettino. Stadio Meazza, tutto pieno, circa più o meno saranno 800.000 i tifosi della regina, tanti si sono fermati a Milano dopo la brutta sconfitta con il Milan, la squadra non è rientrata, chiaramente era assurdo farla rientrare, e si parte con il Toro che dà il calcio d'inizio, De Paul, Jantischke, De Vrij, mamma mia, Gonzales, per carità, D'Albert, attenzione. Papu Gomez, l'ex Atalanta, la palla per Dzeko, la manovra verso il centrale di centrocampo, recupera un gran pallone Pulisic, lo mette a disposizione qua di Santander che prova a lanciare Giannetti, Diego Carlos non si fida e va a mettere la palla in calcio d'angolo. Calcio d'angolo per la regina, faremo il passaggio corto, Obi. Palla Santander che può andarsi a girare, deve puntare l'area di rigore, non c'è lo scarico, con un po' di fortuna recuperiamo palla. Ancora Obi, ah, ho sbagliato io. Rimessa Inter, D'Albert, pallone a Diego Carlos. Inter non arriva da un buon momento quest'anno, sta giocando non molto bene. De Vrij, campioni d'Italia di 2 stagioni fa in questa Master, la palla ancora in mezzo, scivola, il Toro la recupera, Darmian, l'ex Torino, palla verso il Papu, attenzione al Papu, è Dzeko, punta l'aria, grande Obi, rimette subito le cose in sesto, palla verso Santander,
Tocco all'indietro di Santander, Obi, vede uno spiraglio per gli Otti, prova ad agganciare verso Santander, la mette lì per Giannetti, ma è fuori gioco. C'è un ritmo contro l'Inter allucinante, fuori gioco ci sta. Bravo Giannetti nel movimento, Musso andrà a cercare molto probabilmente Dzeko. No, invece Lautaro, Martinez, Zidda, bravo, Gonzales può puntare l'uomo, la palla verso il Papu, c'è Benasser che viene a dare una mano, c'è il fallo, per lui un derby questa partita, e viene avvisato verbalmente, ma direi che sul Papu il fallo. Sì, ci sta tutto, troppo irruento l'ingresso di Benasser sul Papu Gomez. Voglio uno davanti qui, Gonzales va a metterla lì. Dzeko, palla all'indietro per Gonzales, arriva anche a dare una mano Obi, mamma mia, velocissimo, ma non riesce a portar via la palla, allora ancora Papu Gomez, esce Idda, grande intervento di Idda, l'appoggio Obi, bella partita fino adesso, bello il pallone verso Giannetti che non è abbastanza veloce, Musso, gli rilancia ancora verso Dzeko. Pallone, attenzione, errore a salire di Nuno Lima. E poi Obi, in seconda battuta ancora, Lautaro viene anticipato, c'è una mischia, la palla rimane lì, Idda, gran lavoro. Siamo troppo bassi però, alla Obi, abbiamo difficoltà a uscire in questa maniera. Ancora Obi, pallone a Nuno Lima, bravissimo, ma qui sbaglia l'appoggio. Allora D'Albert viene anticipato, si lotta. La palla in mezzo, attenzione, Dzeko, Dzeko, mamma mia, Iacobucci, che gran parata con gli Otti. Abbiamo deciso di toglierla dal mercato perché non trovo terzini sinistri, quindi quelli forti c'hanno troppo ingaggio e io non posso permettermelo per adesso. Grande, dall'ok Iacobucci, gran parata, calcio d'angolo, Gonzales, attenzione qua al passaggio corto, chiude Pulisic. Chiude Pulisic, facciamo la marcatura uomo, parte il pallone, Idda lo va a mettere lì sui piedi di De Paul, De Paul contrastato e si va con Giannetti che controlla, pallone sbagliato, pressa da bestia l'Inter, Carlos, pallone da questa parte, attenzione i mediani devono rientrarmi dietro. Ancora la palla al Papu, velocissima la manovra dell'Inter, Dzeko, mamma mia, Iacobucci ancora. Da aprile il pallone sversato verso Camporese che va a cambiare gioco con un bel tocco d'esterno, ma qua andiamo a rischiare, grande rinvio di Obi, c'è Gliotti che manovra bene, attenzione, la palla rimane lì, ancora la palla verso Gliotti, non c'è profondità, arriva adesso con Santander, potrebbe metterla in mezzo per Giannetti, la va a alzare Giannetti, non ci arriva, allora D'Albert, la palla rimane lì, la libera D'Albert, la libera, stiamo dando qualche apprensione, guardate che culo, Diogo Carlos, Diogo Carlos, Diogo Carlos, centrale per De Paul, chiude la diagonale Obi, grande palla per Darmian. Pallone in avanti, duello con Gliotti, alla meglio Gliotti e si affida Iacobucci. Buona prova fin qui di Gliotti, d'aprile. Subito il pallone verso Camporese, appoggia al centrocampo Benasser. Il pallone verso Pulisic, lo va a girare per Giannetti che controlla, fa partire Camporese, ma D'Albert chiaramente ne ha di più. Jarcischke, buono questo centrale. De Vrij sbaglia l'appoggio, c'è Darmian. Centrocampo ancora con Matteo Darmian, andiamo a pressarli, niente, escono alla grande, De Paul, Diogo Carlos, centrale per Dzeko, la palla indietro, ancora Dzeko, Papu Gomez, mamma mia ragazzi, sono velocissimi, D'Albert, D'Albert, Dzeko, mamma mia ragazzi, occhio, calma, calma, calma. Il rinvio lungo di Iacobucci a cercare la testa di Santander, l'appoggio per Giannetti, la mette giù con eleganza, Gianno fa partire questo tiro, la parata di Musso, bravo Giannetti, aveva lo spazio, ha fatto bene a tirare, Diogo Carlos, è una bella partita, preequilibrata, l'Inter è più forte, lo sappiamo, attenzione, Papu Gomez, Camporese non ne ha già più, attenzione su Papu Gomez, Papu Gomez.
Papu Gomez indietro per D'Albert che sbaglia tutto, allora Camporese può ripartire, andiamo, Giannetti la tiene lì, Gianno, arbitro, poi la riconquistiamo da terra, incredibile, ancora Ida, spostati in avanti, Ida, fallo, calcio di punizione, no, gli ha fatto male, cartellino arbitro qua però, cazzo, questa non ci andava. Gli ha fatto male Ida, ai ai ai, brutto intervento, soccorsi, guardate che intervento, ha preso il pallone quindi non bruttissimo, vediamo se ce la farà Ida a rientrare e andiamo a far calciare un destro, io direi di far tirare a, chi facciamo tirare? Pulisic, Pulisic. Parte col suo destro a giro, alto sulla traversa. Bene, direi che fin qui non ci stiamo comportando male. Ida mi sembra che stia abbastanza bene. E allora facciamo esordire Svalish sulla destra. Togliamo Camporese. Gliotti dobbiamo prendere assolutamente un terzino sinistro. Se va via Favaro, assolutamente bisogna prenderlo. Giannetti non si sta comportando male, siamo senza attaccanti, bisogna andare sul mercato. Andiamo col secondo tempo, chiaramente il calciomercato non ve lo faccio vedere, se farò qualche acquisto ve lo farò chiaramente mettere in visione sui miei video. Gliotti bravissimo, c'è Ida che ha recuperato, meno male, Pulisic, pallone sbagliato, arriva però da Aprile in posizione di terzino. C'è ancora Benasser, il tocco da questa parte, ecco il primo pallone per Svalish che lo controlla, lo mette giù, cerca disperatamente qualcuno che lo aiuti, non trova nessuno, allora ancora Benasser che mette Svalish, vediamo il cross, dai che sono liberi, mette in mezzo, Ida, la parata dell'Inter, Musso. Gran parata, d'Aprile, ancora Obi, sta giocando una gran partita la regina, allora Gliotti. Siamo troppo su, venite un po' più indietro per favore, Nuno Lima si affida ai piedi dell'ex rossonero Benasser, Pulisic anche per lui un derby, allarga per Svalish, il pallone in mezzo, come è salita la difesa dell'Inter, avete visto che roba? Papu Gomez, attenzione, un po' più bassi adesso quando attacca l'Inter, Gonzales. Bella la palla dentro, ancora il Lautaro, ancora Dzeko, anticipato, grande Nuno Lima. E allora si va da Pulisic, Santander, mette lì il pallone, c'è un gran tiro da fuori, avanza, fa partire questo tiro, porca troia, e la palla fuori niente, grandissimo Santander. Stiamo dando filo da torcere all'Inter e questo è un gran bel segnale, gran tiro di Santander, però la palla sorvola alla sinistra di Musso. Santander va a cercare di dar fastidio a Yantischke, Diego Carlos, quasi 60esimo, gran bella partita, molto equilibrata. Bravo Benasser che porta via nuovamente il pallone, vai Giannetti, vai Giannetti, vai Giannetti, vai Giannetti, vai Giannetti. Benasser continua, l'alza, ma la mette male, Madonna. Musso. Va a cercare la testa di Sanchez, c'è Ida, grandissimo. Dammi il cursore del terzino. Madonna, lancio lungo Svalish, bravissimo, anticipo secco. E allora adesso c'è Giannetti che può andare. Giannetti, il tocco per Santander, non c'è la sponda. E si arriva con Svalish. Prova il tiro, la parata. Questo Svalish me gusta mucho. Mamma mia ragazzi, che partita stiamo giocando. Giannetti la tiene lì, Gianno controlla il tocco sotto, Obi fa partire questo cross a testa di Santander che non ci arriva. Benasser scarica l'indietro per Svalish, poi c'è Pulisic, parte questo tiro fuori. Pulisic deve aggiustare un po' la mira però, Madonna, i soldi te li ho dati, nel rinnovo, ne avrai 67esimo. Sto soffrendo come una bestia perché non voglio un'altra sconfitta, sarebbe davvero grave da assorbire. Pulisic verso Gonzales.
Mamma mia, che bella palla per D'Albert. Attenzione all'appoggio qui. Ancora D'Albert che prova ad andare. C'è Benasser, arriva anche Pulisic. Bravo il contrasto. E poi ne usciamo alla grande, subito, veloci. Ancora Giannetti, controlla il pallone. Lo controlla bene, si gira. Ecco Svalic. Accelera Svalic, accelera Svalic. Svalic, la va a mettere in mezzo. Madonna, troppo lunga. Matteo Darmian, che giocatore. De Paul, anche questo è forte, anche lui ex Atalanta. Gonzales, si corre come dei pazzi. Santander, attenzione a Darmian, è tosta Gonzales, attenzione alla profondità, sporcato il passaggio, bravissimi da aprile, il pallone anche sporcato da lui, attenzione Dzeko, fa muro, mamma mia, grande intervento di Nuno Lima. Svalish, la palla girata adesso per Giannetti, ancora in profondità per Pulisic, c'è Santander che controlla, va a allargare ancora per Svalish e c'è calcio di punizione, bravo Svalish, forse non era neanche fallo, vediamo, no, ha preso la palla, non era fallo, andiamo a vedere se c'è, tanto entra Minesso. Andiamo a vedere se c'è da fare, direi proprio di sì ragazzi, purtroppo dobbiamo mettere Favale da questa parte, è l'unico che abbiamo, Pulisic fuori, entra Ciciretti, Giannetti, non so se mettere nessuno, giochiamo così, questi per adesso sono gli uomini. Vediamo come andrà. Attenzione, non battiamo, battiamola qui, Favale. Il tocco in mezzo, perché l'hai buttata lì? Proprio la testa non ce l'hai tu, eh? Minesso. Pallone a Benasser che prova a chiudere qua la corsia al Papu, che si sposta tantissimo il Papu. Minesso. La palla indietro, dai Giannetti, valla a prendere, Obi. Attenzione in mezzo Dzeko e c'è la parata di Jakubowicz, mamma mia, messo il pallone per D'Aprile, bravissimo Benasser, pallone a Ciciretti che si può girare Ciccio, palla verso Giannetti che controlla, arriva Svalish, il pallone lì, Svalish ancora, tocco all'indietro, non c'è spazio, Ciciretti, Obi. Obi, prova a portarla Obi, si gioca ancora da questa parte per Favale, ancora Obi, il pallone a Ciciretti, cerchiamo di fare spazio, palla verso Giannetti, Giannetti che si va a girare, attenzione, niente, sono forti dietro, palla ancora Obi, la mette giù Obi, la tiene Obi, palla a Santander che si gira, il pallone a Giannetti, Gianno, esce il gol! Il gol! Che azione! Che azione! E che cazzo! Questo è un gol che vale 6 punti! Mamma mia! Ma bravissimi a costruirla! L'Inter troppo abbassata dietro! Mamma mia! E c'è il gol a sorpresa! Ma rivediamo questa azione! Grande sponda! Si lamentano di un fuorigioco di Santander! Ci sarà il check VAR! Andiamo a vederlo sul passaggio di Obi! Direi proprio di no. Gol validissimo. Bello, grande Giannetti. Ma qui la difesa dell'Inter, che errore che ha commesso. Mamma mia, 3 punti che valgono doppio. Attenzione all'ottantesimo adesso. Teniamoli qua a centrocampo, Jantisch. Va a allargare per Minesso. Attenzione che arriva anche Giannetti. Subito in battuta ancora Ciciretti. La palla verso Svalish. Attenzione. Mamma mia, c'ho paura, Papu Gomez. 2 minuti di recupero e andiamo a prenderla noi. E andiamo a prenderla noi. E andiamo a prenderla noi. Portala via Giannò. E altro fallo, che brutta entrata. Mamma mia, qui era rosso, eh. Niente. Niente. Va bene così. Va bene così, dai. Grande Giannetti, che partita sta maturando questo ragazzo. Mamma mia. Brutto intervento qui, eh. E allora si riparte, Obi dice la tiro via, così, e gliela dà Musso,
Finisce così, sbanchiamo San Siro, grande partita, 4 punti all'Inter tra andata e ritorno e vinciamo a Milano. Mamma mia, fischi, fischi pesantissimi per l'Inter quest'anno. Mamma mia, ma che partita abbiamo giocato, ragazzi. Il Toro proprio assente, eh. Meno male. La classifica e i risultati, regina, mamma mia, che vittoria! 1-0 a Milano con l'Inter, il Pescara cade con la Spal, vince la Lazio a Venezia, vince la Fiorentina a Genova e vince il Bologna a Torino. L'Empoli cade con la Juve 3-1, il Brescia cade col Napoli 3-1, Salernitana Lecce 2-0, la Roma pareggia con l'Udinese, perde anche il Milan. Allora ragazzi, la classifica e poi ci salutiamo. Juventus 50 punti. Viaggia sempre di più per un altro scudetto, Napoli 39, Brescia 38, la Lazio 35, la Regina 33. Mamma mia, guardate che classifica che c'è per l'Europa. Inter, Milan e Fiorentina 31, Genoa 30, la Salernitana del Torino 29, la Roma, il Bari a 24, l'Udinese e il Bologna 23, il Lecce, la Spalla 22, il Venezia 19, il Pescara 12 e l'Empoli a 12 punti. Che vittoria che abbiamo fatto a Milano. Io non ci credo. Comunque è così, abbiamo giocato una grande partita. Ragazzi, per adesso è tutto, vi saluto e ci rivediamo per la seconda di ritorno. Ciao ciao. E grazie.